Buongiorno a tutti e oggi è venuto a trovarci il dottor Stefano Cenerini, che dal 2013 opera in Etiopia in una missione gestita dai Cappuccini Minori dell'Emilia Romagna. Ha preso in carico l'eredità della dottoressa Maria Grazia Buggiani, che è stata premio Cuore Amico nel 2011, un premio alla memoria. Questo richiamo alla dottoressa Maria Grazia Buggiani mi ha fatto molto piacere. Ecco, io sono stato l'ultima parte del mio periodo in Zimbabwe con lei, è già avanti negli anni, ma sempre una persona di grandissima forza. La mia presenza invece è in Etiopia dal 2013, attualmente con i Cappuccini. I Cappuccini dell'Emilia Romagna hanno cominciato da zero con le tende nel 1996 in una zona dove in sostanza la diffusione del Vangelo era quasi nulla. Erano tempi veramente pionieristici e si sono allargati molto proprio perché c'erano buonissime prospettive. I frati cominciano ad avere anche loro una certa età e quindi mi hanno chiesto in sostanza di dare un contributo grosso per quanto riguarda la sanità in Dauro. È un'area estremamente montagnosa, equivalente delle Alpi, e sono oltre 4.000 metri di dislivello. Questo isolamento geografico si ripercuote quindi in modo evidente anche su tutto il resto. I frati hanno un'attività pastorale anche in Conta, circa 7 ore dal Dauro. E saltuariamente ogni 3-4 mesi mi aggrego ed è una settimana molto intensa, dal lunedì alla domenica. A me è stato chiesto soprattutto di occuparmi di occhi e denti. Io mi sono organizzato, ho 8 valigie con me, ho cercato di calcolare tutto il calcolabile, compreso tutto il materiale per sterilizzare, compresi i sistemi di batterie, compreso tutto quello che si può pensare quando uno parte il lunedì e torna la domenica. Quindi come occhi faccio tutta la parte clinica e poi faccio anche dei piccoli interventi qualora ci sia il problema della trichiasi. Per i denti la gente viene disperata chiedendo con la forza le estrazioni perché sono mesi o anni che soffrono per dolori. Quindi col passare del tempo devo vedere di organizzare un po' meglio, soprattutto come personale di aiuto, ma non ho un locale. Mi ritrovo quindi a usare le uniche cose disponibili, e cioè le chiese. In realtà non sono chiese, sono cappelle in legno, rivestite di fango, come le altre, riconoscibili dal fatto che c'è una croce all'esterno. Quindi utilizzo le panche, apro tutte le mie valigie, cerco di organizzare il lavoro nel miglior modo possibile. Ho una persona che utilizzo, di solito è un catechista, per un po' di aiuto. A volte devo anche fare piccoli interventi agli occhi, in particolare trichiasi. Quindi non ho né un lettino né niente, al momento sto usando l'altare. È l'unica possibilità, devo dire che funziona bene. I pazienti sono un po' così titubanti all'inizio, perplessi, poi però capiscono che non ho alternativa. In futuro vorrei organizzarmi meglio con lettini pieghevoli, eventualmente barelle, e anche con un membro del mio personale che mi venga al seguito, proprio perché sono cose difficili fare tutto da solo. Quindi diciamo che le prospettive per la parte finale dell'anno 2019-2020 sono attrezzare meglio la clinica mobile proprio con strumenti più adeguati. Grazie. Visita il nostro sito cuoreamico.org o contattaci allo 030 37 57 396.